succede? Ti indirudo in cosa? It's Pokémon time. C'è la mia gatta qua dietro che sta urlando. Ma devo davvero aprirti la porta? Vuoi davvero? Che cacchio succede qua intanto? E allora? I problemi? Ok. Sì, è qua il problema, nel cavo. Ne riparleremo. Ah, Jesus Christ, il re. Ce la facciamo? Col controller. Gesù. Ah no, non funziona neanche. Hai il cavo troppo lungo. Chiudere qua. Non funziona più adesso. Così deve essere. Ok, ma questo adesso mi sto divertendo. Ok. Sì, mi sa che il cavo si è fritto. Con del nastro adesivo, forse.
L'esperimento è andato. Vediamo cosa succede. Prendermi un controller nuovo, altro che. No, niente, sto controllore è andato. E lo buttiamo via. Sì, devo guardare forza quello della PS4. E anche quello lì è abbastanza hit or miss. E la fan. Sei arrivato giusto in tempo. Ho appena finito di litigare con il controller. Il vecchio controller che usavo è da buttare. Mi ha abbandonato definitivamente. Siamo tornati alla mitica Pisho 4. Grazie al cielo che sei arrivato. Mamma mia. Un giorno la smetterò di fare questo errore. Come mai non si vede lo schermo stavolta? Come mai non si vedeva? Perché è una screen capture quello, ok.
Un secondo che sto facendo una cosa qua, scusami. Sei alla ricerca di un gioco che catturi. Eh sì. Fammi catturare il gioco. Catturare il gioco non è l'opzione giusta. Sì. Devo catturare una finestra specifica. No, grazie, la gente mi ha catturato molto. No, grazie cosa? Cosa ho chiesto? Ora, perché ho due gameplay, è la domanda. Ah, perché una è screen capture, ok. Tu vai via. Perché non se ne va? Vabbè, la invisibilo. Così va bene. Io che fatica. La scritta è uscita di prima. Non sto capendo. Ah, era una battuta, ok. Guarda, fan, le battute a questo stream. Soprattutto quelle che richiedono tempismo comico. Sono un pochino messe male, visto che ho 20 secondi di delay. Dove cacchio devo andare? Qua ci sono sti pirloni in giro. Ieri ho sconfitto Maxi al rifugio Magma. Rifugio Idro, ma ci sono i pirloni di qua. Sono i Wilmer morti. Oh, wait. Chi lo sapeva che c'era sta roba? Metal Gear? Porto Selcepoli, ok. Vediamo se è il futuro. Si può usare surf, si può usare volo mentre si surfa, ok. Il futuro è qua. Capitano Remo, sì, intendiamo continuare con le nostre esplorazioni. Fantastico, Capremo. Grazie per averci messo a disposizione parte del suo prezioso tempo. Speriamo di poterla intervistare ancora in occasione di nuove scoperte. Very cool. Capitano Remo è un nome così figo per un tizio del genere? Fu, no. Fu.
Svegliissimi qua. La sicurezza alle stelle. Ehi, broski. Bye. Ok, ora si va al rifugio idro. Era molto importante venire qui. Pussa via Wingull. Non farti vedere. Bestia. Oh, quindi il rifugio idro è praticamente la stessa identica cosa del rifugio magma. Cool. E per cool intendo l'opposto di cool. Beh, almeno non ci sono gli Zubat in giro. Almeno questo è un rifugio vero e proprio, non una caverna in cui barboneggiano. Quindi è già migliore. Non devo usare repellenti stupidi inutili. Ehi, broski. Pucci. Già. già. È la stessa cosa. Vabbè. Se vedete mia tigre. Cool. vabbè. Almeno Fulmine qua è abbastanza affidabile. Di là c'erano Numole e Balto e qua avranno... Oh no... No... La peggior meccanica... Ehi tu... Ce la fai? Eh? Eh? Ce la fai? Eh? Sì, so che c'è la Master Blue qua da qualche parte. C'era anche in Zaffiro Alpha. Ora che ci penso, non mi ricordo più. In Zaffiro Alpha vieni qua, in questo posto specifico. Ma non mi ricordo per niente la caverna del Team Magma in Rubino Omega. Nel percorso... Fotonico, mega selvaggio, con la bava alla bocca, non mi ricordo come si chiama. Cool. Oh, si tengono per mano. La caverna di Groudon è esclusiva di Smeraldo, infatti, ok. Man, giocare a Smeraldo mi ha messo in prospettiva i remake. Già mi rendevo conto che non erano dei gran bei giochi, eh. Ma manca roba. Manca roba, signori e signori. Da quel che ho saputo, il codice di gioco di
dei remake di Diamante e Perla sono letteralmente copia e incollati dagli originali. Basso sinistra, Master Ball, ok. Sì, sta roba qua mi va benissimo come la dici, perché non c'ho la minima voglia di fare i puzzle inutili de sta roba. I remake di Diamante e Perla, sì, sono solo degli upgrade grafici, praticamente. Che è un momento Game Freak. vabbè, ormai Game Freak fa così, cosa ci puoi fare? XD. Big baby. Oh, le Funny Has Arrived, me lo ricordo questa roba qua. Ah, wow, questo è proprio il divertimento, eh? Ok. Man, questi puzzle non li fanno più i puzzle come una volta, eh? Questo sì che è emozionante. È tipo la parte migliore della palestra di fiammetta. Il trial and error. Oh wow, qua abbiamo anche il sequel del Funny. Man, non voglio che mi esplodano in faccia, però non ho nessuno spettro. Umido, hai una missione da compiere. Oggi ho voluto un Electrode su Pokémon Go. Che Pokémon stupido che è Electrode. Vai, azione! Oh, I'm sorry. Umido, hai fatto il tuo dovere. Mi dispiace, man. Che vitagrama. L'altro che non mi serve tipo a niente, direi che è figone per il momento. Quindi anche lui può beccarsi un'esplosione in faccia. Non devi catturarlo? Ci provo, ma sai. Non ho la rana con Damp. Gli lancio una Ultra Ball, vediamo se gli va, ma dubito che voglia rimanere nella Ball a vita piena. Ok, va bene. Non c'è problema, io non mi lamento. Nutrendosi di elettricità, gli Electrode si aggirano numerosi attorno alle centrali elettriche, talvolta causando blackout e ingenti disagi nelle città circostanti. Vuoi dare un soprannome a Electrode? Sì. Ma gli do sto coso? Una palla. Master Ball. La Master Ball sarà per uno Shiny. O uno Shiny o un qualche leggendario imbecille.
Rodenzo? Ma perché? Che cos'è un Rodenzo? Tra l'altro è in squadra adesso. Ora che ci penso. E là. Ehi, è il mio Pokémon di tipo elettro. Fatti vedere. Natura birbona. Cosa fa la natura birbona? Scintilla, Sonic Boom, Autodistr e Stridio. Ah, natura birbona. Ok. Tu hai la faccia da Pucciena. Tu hai Pucciena. Lo so. Me lo sento che hai Pucciena. No, ok, Carvagna. Mi va bene lo stesso Carvagna in realtà. La Master Ball la userai su Latios, su Latios che sono erranti. Ok, buona idea. Ottima idea. Ti ho deluso. Oh wow! Level design di Mario Maker! Pikapet! No, questa è la parte giusta, mi sa. It's Pikapet! Pikadiktown! Sì, infatti. Io ho così tanto fiuto per trovare il percorso giusto ed evitare gli extra. Giocare a Kirby per me è una miseria. Crimby. Tu hai Pucciena. Tu hai una faccia da Pucciena. Come on. Me lo sento. No, Zubat. La cosa peggiore che poteva capitarmi, Zubat. Vai, calciardente. Ce la puoi fare. Niente panico, tutto secondo i piani. La mia missione era solo quella di farti perdere tempo. Ah, ok. Man, che... È così simpatico, man. Ok. Wailmer. Wailmer e Pucciena. Come on. No, non devo dare strumenti, devo metterla qua. Perché lei distrugge Wailmer. E cosa? Kirby in 3D è carino, ma si vede che hanno tolto mosse delle abilità. È un po' così come va. No, ma io dico Kirby in generale. Ho provato la demo di Forgotten Land. Zubat e Carvagna. Ok, c'ero quasi. Ho provato la demo di Forgotten Land. È carino, non mi emoziona. Ma dico nei giochi normali di Kirby, che ogni tanto arrivi ad un punto in cui ci sono due porte e non so mai qual è, non riesco mai a distinguere quella extra da quella della storia principale. E puntualmente scelgo quella che fa proseguire il livello. Cercare extra per me è traumatico. Broski. Nakama. L'unica abilità decente è la lama di Kirby, dici? Io
trovato che nella demo la più comoda fosse Arresto Uomo, chi spacchio è? Non c'è nei remake? O sì? Whatever. Io ho trovato che la bomba fosse la migliore della demo, perché è un proiettile. E non lo so, mi sentivo come se a poter attaccare a distanza fosse un vantaggio non indifferente. Non c'è, sì che c'è la bomba nella demo. Ah no, tu dici questo tizio qua, Alan. Ok. Svegliissimo che sono. Man, questo Maitiena mi sta. Tutte le statistiche mi sta cambiando. Che senso ha avere prepotenza e usare bullo? Io ti odio questo gioco. Il tipo non. Sì, ho capito, il tipo non c'è nei remake. Golbat, ok. Golbat Psychico Time. Psichico. Bello che l'idrotenente non è neanche un Pokémon di tipo acqua, eh. Oddio, Golbat, che ti è successo? No! Oh, perché sei fatto così, Golbat? Ma perché non è un figurino in generale, Golbat, però mamma mia. Messo maluccio, eh. Dispiace, Golbat. Mentre me la spassavo con te, il nostro capo ha finito i preparativi. Sì, eh. Very fun. Odio queste cose. Ecco, questa è un'altra cosa che odio. Quando entri in una porta e ti metti in un posto, quando rientri in quella cosa, ti metti in un altro. Dog shit. Usiamo Serve! Sì, no, per questo percorso è la terra di Minecraft. Ehi là, Jabber! Che piacere vederti. Oh, loro due. Oh, la gang. Come puoi vedere, California ha raggiunto la sua forma finale. No, la mia latte in doppio! Una palla! Non so che nome dà. Che nome dai a un Electrode, scusa? Gyarados? Dove chi eri smuerto? Mimmo. Fuck you, Jabber. Mimmo. Quello non è un nome che daresti tu. Quello è un nome che darebbe una certa persona che simpatizza molto con Electrode per motivi che non esploreremo. Nella nuotatrice? Ah, ci vorrei andare io nella nuotatrice. Guarda, se vinco voglio fare una nuotata nella nuotatrice. Come on. Solo che onesto.
Vabbè, perché sei mod? Una certa persona che deve farsi Twitter. Man, guarda che... Io sono andato in Madagascar e mi ricordo che c'erano proprio i quadrati di acqua blu in mezzo al mare. E ero là che pensavo, man, che bello il mare del Madagascar con i quadrati di acqua blu scuro in mezzo al mare. Yo, guarda questo pezzo di mappa, che bello. Quindi è una lotta in doppio questa? No. Hai smarrito la via in mare? Man. Patrizio è un nuotatore con lo speedo là. Senta culo? Non pensavo fosse un recensore di IGN. C'è acqua e c'è acqua. E poi c'è troppa acqua. Cosa ha mandato? Ah, Wingull, whatever. Acqua naturale o frizzante? Dipende da cosa ho mangiato il giorno prima. Comunque io bevo solo acqua naturale. Non bevo bevande tipo Fanta, Coca. Non ho mai bevuto una Pepsi. Non so, non mi ricordo se ho mai bevuto una Coca. Non bevo alcolici. E non mi piacciono. La Monster non l'ho mai bevuta. Tutte le bevande, quelle là da gamer, mai bevute. Acqua frizzante non mi piace. Fai bene? Certo che faccio bene, lo so che faccio bene. L'isola del game design. Aspetta, so cos'è sto posto. Pensi che non le ho fatte le ROM hack? Eh? Ah, ok. No, è davvero il game design. Immaginati vivere qua. Sono il sub cerca tesori. Sono un tipo temerario che scandaglia gli abissi marini alla ricerca di tesori secondari. Non è alcun tesoro per me. Se trovi dei cocci come i cocci rossi, devi scambiarli con me. Oh, è quest'uomo che non mi ricordo cosa fa. Verde azzuppoli. Tu sei un oggetto nascosto. 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 I cocci dei cocci per i cocci. Le mangrovie, man. Quell'uomo è pronto. A cosa è pronto? Non lo so. Ah, no, wait, non è neanche pronto. Pugno, 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 pugno. Fuck you, non mi interessa di nuovo i pugni. Non ho voglia di perdere. Cocci per pietre evolutive. Oh, shit. È lì che ci sarà la idropietra, allora. La mitica idropietra. No, comunque, volevo parlarvi di una cosa. Ovvero... Il sound effect wet fart più reverb. Perché avevo chiesto a Lethal di farlo il sound effect wet fart più reverb a voce. E ha fatto tipo una roba che non so cosa fosse, ma non gli riesce a fare
Non gli riesce a fare una roba del genere. Niente, era un argomento importante che volevo, di cui volevo discutere. Questa casa me la ricordo perché qua ti davano il Beldum gratis, Beldum Shiny gratis. Non mi ricordo come però te lo davano gratis, cosa dovevi fare per averlo. Era una roba della demo, forse, non mi ricordo. Ah, la domanda inoltre è: come cazzo faccio io con la palestra? Era della demo, ok. Che faccio con la palestra? È la casa di Rocco Post Game. Boh. Vediamo come va a finire. Ehi, come va, campione esordiente free? Ok. Oh, qui è uscito un puzzle vero. Non era della demo. Sì, era della demo. No, non era della demo. La demo da Glalie, ok. Che cosa dava? Come facevi ad ottenere Beldum Shiny? Kirlia Cadaver. Ok. Siamo al 36, eh? Chi è che tanca di più tra loro due? Mi sa Kirlia. Vai, surf. Divinazione. Era perché Bloodum Shiny era evento. Ah, ok. Che comprava il gioco entro una certa data, tipo come il torcio sbroccato di XY, quello con acceleratore, no? Ah, wait, no, non è un vero puzzle. È una merda. Ci sono i teletrasportatori. Ci sono i teletrasportatori? Sì, ok, è una merda. It sucks. The balls. Io non so cosa dire, non so degli anni. Ma tu non farlo arrogante. Hai presente la palestra di Fiammella? Ecco. No, hai presente anche il rifugio idro che abbiamo appena finito di fare? Che è uguale. Giraffarig e Kadabra. Ok. Cosa mi tracci? Fuoco dentro di Girafarig, perfetto. Stavo giusto per dire uno di loro due avrà fuoco dentro, ma non so chi. Quindi, tu schianti e tu fai un bruciapelo su Kadabra. Hai presente ogni dungeon di Pokémon? Sì, a me non piace per niente come roba. Entrambi hanno fuoco dentro, non mi pare. Non ha tentennato, no? Cioè, ha tentennato. Segugio. Addio! Ah! Uè, non è morto.
Figone 45. Sgomento la Lega quando? Sgomento la Lega avverrà. Ma in prima della Lega devo prendermi qualche Pokémon nuovo. Oh, eccolo il Pokémon nuovo! Ora Ermano è l'unico indietro. Flygon. Giusto fly, my guy. Flygon era molto più figo se non aveva quel pennacchio alla fine della coda, secondo me. Sì, ho appena messo il pollice sopra lo schermo ed è molto più figo. Posso fare un'altra lotta in doppio. Beh, tiriamo. Beh, adesso gli do. Gli tolgo il coso, poi è inutile. Condivide esperienza. Condivide esperienza lo do a una palla. Gli do a una palla. Dovrebbe avere un pollice invece del pennacchio. Ma ora che figone è così un figone. Vieni qua. No, lo zaino pieno, Le funni has arrived. Vabbè, vediamo un po' se posso usare qualcosa. O esci e vendi roba. Non so cosa vendere. Questo dovrei buttarla via. Le caramelle rari. Non so che farne delle caramelle rare, man. O la userò su un Pokémon che mi arriva al 99, oppure la userò per far evolvere l'ultimo Pokémon che non c'ho voglia di grindare. Deposito nel PC. Sì, lo so che devo depositare la roba del PC. È che me ne dimentico! La pepite dovrei vendere. Vabbè, capito, condivido esperienza, zio. Oh, wait, non ho lotta in doppio questa? Sono derubato. Macy. Natu. Minecraft. Povero Natu. È nato nel posto sbagliato. I'm sorry. Ah no! Povero Natu. È nato male. Giù di qua dove c'è il percorso extra. Tu, invece? Roar, vuoi l'assaggio della mia forza e dei miei Pokémon in lotta? Nicolas. No! 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 La creatura! Ok. Devo usare calmamente contro i due. Ok. Pedinombra Avenue. Dai, questo è un brutto posto in cui siamo. No, ti prego, smettila! C'è di buono che so, in teoria dovrei poterlo one-shottare con un fulmine.
Se spamma solo destino obbligato e mi fa finire contatore. Ok, è stupido. Muori. La vita lenta di quarta gen. È andato giù così piano. Pensavo che avessi tipo 25 buff di difesa. Fuck you, Nicolas, esplodi. Datti all'ippica. Che è sta roba? Oh, è per dopo? Ok. GG, wow, GG. Hai usato due volte. Hai usato due volte calmamente e hai vinto. Vediamo un po' Figon in azione. Ma la sta facendo al contrario sta palestra? Cioè, perché vedo che ci sono tutti quanti gli interruttori dopo. Dopo gli allenatori. Quindi sono quel che penso. Che sta succedendo? Guardali, che team di terza gen. Circa, ok. Vabbè, Xatu muore. E tu idem. Oscranocchio, non me lo ricordavo. Esplodi. Sparisci dalla mia vista. Ah, ok. Oh, it shoot. Mi ero completamente dimenticato di Sgranocchio. E guardalo. Agilità, campione di movement. Dove vuoi andare? Quanti chilometri vuoi fare? Finta. Confusione? Oh my god. Che se... Ah, finta è precisione infinita perfetta? Man. Man, io ero così preoccupato, abbiamo Figone in squadra che fa il figone. E chi se ne frega di niente, mo? Mi ha Sì, questa è l'entrata. È mai stupid? Quando impara mosse drago al 60, ma... I broschi! Beh, io non ho paura di niente. Dragartigli per MT. Wow. Maurizio Psiche e Adi Gentiluomo. Ralz? 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 Ralz al 36. Ralz al 36 è un abuso su minori. Sgranocchio. Potevo avere anche Dragospiro, ma per colpa di Alice Trapinch non si è avuto il livello giusto, già. Ma dai, ma perché fai così? Ralz al 36. Man, i giochi di Pokémon non sono più come una volta, eh. Una volta sì che erano qualcos'altro. Brutto colpo, bitch. Peccati sta finta. Sarebbe il ricordo a mossa, sì, ma non ci voglio andarci.
stato emozionante parlare con voi due. Ma è un pochino uno spreco però. Ma no, in realtà neanche tanto. Lavandini Kingdra. Nella mia testa io sono che penso non posso usare sgranocchio su Kirlia perché è di tipo folletto. Ho ancora quel mindset. Fuck you, Kirlia. Kirlia self. Beh, sta usando calmamente, quindi non ha ben capito con chi ha a che fare. La mamma di Kirlia è così massiccia. Di questa finta, bitch. Quanto odio Meditite. Strategia hai per telepat? Ho una strategia. E ora vedrai. Fufufu, siamo gemelli. Citazione Drago Rosso 95. Claydol Lexatu? Meh. Oh my god, sono al 45. Allora. Fine della run. Boh, se muoio... Oh oh. Se muoio non è un problema, perché mi riguarda. Oh no! Oh my god. Dovrei rifarti il puzzle? Nah. Cioè non è un problema. Terremoto? Man, io levito, zio. Good job. Xatu sweep? Ha sicuramente voglia di sweepare. No, non fa niente. Surf allora. Surf, sì, esatto. Ok, Xatu Sweep è una possibilità. Settanta di potenza Jabber a 60 di potenza. Yes!
No, non finta, stupido cretino. Ma basta! Oh no. Ok, ha fatto su Ermano almeno. Armeno. Playing fucking Minecraft! Sincronismo, let's go. Ok, stavo per dire dovevo mandare Californo, ma ho fatto una scelta così saggia a non mandarlo. Wait, no, ho fatto una scelta di merda. No, non importa in realtà. Basta! Che due coglioni che sei! Sì, questi mi ammazzano. Altro che spam di terremoto. Questo è spam di stupido super pozione. E terremoto. Che mi fa tra l'altro esattamente metà vita. Vedi di morire. Alleluia. Mamma mia. 32 buff di difesa e altro. Ok, questo mi va benissimo in realtà come cosa. Because now... Pallombra è fisico tra l'altro. Check this out. Ecco la mia strategia, doppio calcio su questo qua. E si continua a sgranocchiare. Ma dai! È brutto colpo buono, lo prendiamo, lo accettiamo. Giorno di sole? No! Oh my god. Basta! Ma che palle, quante ne hanno? Tre ne hanno usate? Che schifo di battaglia, man. Quattro? Ma dai. Vabbè che Cledo non mi può toccare, figone. 48. Che palle, man. L'audio che si compenetra. Una palla, let's go. No, una palla. Ok, adesso vai umido. Ma che palla, adesso usa. Cos'è?
Baccacedro. Oh, in realtà è ottima la baccacedro. No, Spaccaroccia è sempre solo una zona. No, la Baccacedro è ottima in realtà. Perché significa che ora non usa la Giga Mega Pozione. E posso ammazzarlo tranquillamente. Oh my god. Oh no. Ok. No, Umido! No, Umido! Ah Figone. Figone con la levitazione. Ora devo solamente colpirlo 25 volte tra sgranocchi e finte. Siamo a posto. Umido la lega, può darsi. E ha pure ha usato schermo luce, oh my god. Oh my god. E ha psichico, eh. Per tutto questo tempo aveva psichico. Vabbè. Ah, se vuoi citare, cito anch'io, eh. È una guerra di attriti questa. Madonna. Quanto cazzo stai succhiando in questo momento, stupida cretina? Oh cretino, non so di chi è questo Pokémon, se è di Telepat. Il brutto colpo. Oh, succhia le palle. Vai a fanculo. Ma appunto, se tu citi, io cito, non mi faccio nessuno scrupolo. È finito schermo luce? Oh, I'm sorry. Beccati questa finta sui denti. Crunch. Cosa? La nostra coppiata è stata sconfitta? Ah, oh, si completano le frasi, no? Ok, schifo i loro dialoghi. Sciò, via. MT04. Cos'è? Calmamente? Siete così datati, man. Non sono morto, by the way. Siamo sopravvissuti. Calma sto S. Sì, questa era la palestra dello stalling. Abbastanza dogshit. Uno spammato pozione all'infinito. E ora sono un pochino indietro con i livelli, mi sa. O meglio, sono alla pari. Ma una palla possiamo anche metterlo via. Ah, ce l'ha uno... No, un custom quello. Ah, wait, ne avevo già preso uno di coso. Noia, l'avevo chiamato, stupido Noia. Ok, una palla, sei ufficialmente promosso. E Noia invece va nel box 14, qua in fondo. Tra gli extra. Con Volterbo finito, nice. Chiama avanza il box.
Mankey potrebbe essere un buon Pokémon da avere in squadra. Spin da marroncino, proprio. Coffin. Cos'è Coffin, veleno e basta? Non mi va molto l'idea. Adesso mi basta Minecraft, basta avanza Minecraft. Ermano è Minecraft. Perché ci sarà la palestra di tipo acqua. Credo. Devo comprare un po' di roba, tipo repellenti. Di Ultra Ball. Le rete ball. Ok. Trivializziamo gli incontri in acqua. Sub ball, sì, ne prendiamo un paio. Oh, qua vengono solo i repellenti max, che schifo. Sembrano, come si chiama? Phalanx. Non. La vita, pur stabilendo la sua dimora nella terraferma, necessita del mare. Terminato il proprio corso, la vita ritorna al mare. Ah no, wait, ho letto tutto quanto sbagliato. Fuck you. Rete ball. Mamma Maxi, i suoi anatroccoli. Ehi, tu! Scot Free! Come vanno le cose? Io sto benissimo. Ho sentito che dire che i capi palestra di verde e azzurro sono molto forti, quindi ho deciso di venire a vedere con i miei occhi. Goodbye. Scot the Woz? It's fucking Mario Kart! Again. Roccia bianca. La roccia bianca? Cosa? È una roccia bianca? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che è una roccia bianca? Cool. A nord c'è il Superamo. Nice. Hey you. Che se ne dica, è ottimo per pescare i Pokémon dai fondali marini. Yes. Se c'è dell'acqua, prova a lanciare il tuo nome e vedi cosa abbocca. Scott the boss. Hey y'all, Scott here. I shit my pants. No, non è una roba che direbbe Scott the Boss. Wow, che casino è successo qua? Maschi contro femmine. Sono degli, siete degli incontri voi? Ah sì, ok. Numel Californo? Oh shit. Doppio calcio lo mandi giù. E che vitagrama che è essere un po' come un standard, eh?
Non avere Zubat, non avere Zubat. Non avere Zubat. Scott ti direbbe di andare al negozio di retro game più vicino che hai, ma si dimentica che fuori dall'America i negozi più vicini stanno in regioni diverse. A Zubat! Almeno l'ho trovato al negozio di retro gaming. Almeno abbiamo un... No! Ok, ho usato la mossa, la mossa più triste che potevo usare. Go to your local retro gaming store. I found so many games for such little price. Io sono là che guardo. E voi Nakama, che dite? Bisogna impedire che il Tick Magma bla 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 bla. Wait, what the fuck? Ho della merda da vendere! Retro Gaming entri e trovi Pokémon giallo 2000 euro, ma la batteria di salvataggio è inutilizzabile. A te è rimasta quella roba? Mettiamovi anche il mare a Roma. Che gioco era che ti era stato fottuto in quel modo? Non mi ricordo più. Era un Rayman. Ah no, era Mario Luigi. Questo non mi serve. Stavo mica guardando, hai tutti gli aromi? No, li ho messi nel PC. Allora, no, è una pietra solare. Pensavo che mi volesse dare una pietra idrica. Ed ero già qui che mi cremavo i pantaloni. Alla vecchia nave, ma serve sub. Che mafia! Wait, questa roba fa schifo. Never mind. Che mafia! Perché sai, l'udicolo è broken, quindi dovevano fartelo avere late game. Ehi, zio. Il nostro capo. Che game design incredibile. In sta genere era già cosa? Broken ludicolo? È mai stato broken ludicolo?
con nuoto velox è bello forte. Ma a parte quello, cioè acqua è un bel tipo. Numel. Beh, per Numel ho un ermano prontissimo. Sruff! Ora si usa di più Kingdra che ha pure tifone. In che gen però? In ottava? Vabbè che non vuol dire più niente però. Cosa è successo? Cosa è cambiato? Ah, oh, Maitien. Non vuol dire più niente però, perché ci sono i tagli. È tutto quanto compromesso. Non sai mai cosa è effettivamente migliore. L'unica metrica vera è Shogun. Tifone non era mai. No, Tifone è quella che è la mossa volante che fa un botto di danni, confonde. Però è imprecisa, ma è precisa al 100% quando è nella pioggia. Oh no, la gang! Bye! Ok, ora oso sfidarlo. Non Zubat, non Baltoi. God damn it. Amen, brother. Oh, questo è il. Questi qua sono i tre tizi del divertimento, eh. Invece che avere un allenatore con due Pokémon, ci sono due allenatori diversi con un Pokémon ciascuno. Sono emozionato. E per emozionato intendo. Sono sotto 10 metri di terra. Tiè. Su Aras c'erano i 5 tizi che avevano tutti quanti più scena, usavano i surf e morivano. Di nuovo lui? No, wait, no, ok, ho capito, ho capito. Baltoi! Ma a che livello si evolve Baltoi? Vita triste! Mai! Com'è giusto che sia! 37, ok, è scusato. Anyway. Perché il Team Magma vuole rubarci il carburante nello spazio? Per il razzo? Ma sarà che il carburante costa un botto? Ed altre battute attuali? Oh, c'è Rocco Siffredi qua. Iscrivi. Ha scorreggiato. Ha fatto una dick fart. Io. Al 42?
Sì, per lanciarsi indietro, anche io intendevo. Il famoso Camerupt. Camerupt è un problema. Critta. Yes! Sta chiedere. Oh no! No! Oh Metang! Oh no! No, questa è una merda. Devo farlo. Oh, wait, no, non ho portato cosa. Oh, fuck. Oh my god. Metang, dobbiamo fare double target. Oppure no, ok. A posto, a posto. Almeno uno di due è andato, Jesus Christ. Amnesia di cammello. Oh, Gesù. Magari... No. Crobat è velocissimo! È anche stupido. Perché? Perché l'ha usato su Metang? Vabbè, sparisci. Cretino. Brutto colpo ti è. Io sto ignorando quel Camerupt, tra l'altro. Non sa fare altro? Ha delle mosse? Non ha terremoto tipo? È perfetta la situazione. Vitagrama! Io ero tutto preoccupato. E i giochi di Pokémon non li fanno più come una volta, eh. Golbat, wow, Golbat, quanto strafottuto. Tien. Ma basta brutti colpi, che è sta roba. Cammello ammesiati. Sì, si sono dimenticati di attaccare. Mai piena, perfetto. No, la prepotenza. Boh, voglio vedere gli altri Pokémon di Rocco. Misotruce. La smetti! Così ti ammazzi da solo, ti sto aiutando! No, voglio vedere gli altri Pokémon! No, si suicida! Stupido cretino! Avevo attaccato Metang! Ma un momento. Ha appena detto... Aspetta, aspetta. Ho letto cosa ha detto Max. Intanto sta avendo i pensamenti da cretino.
Proprio da villain di quarta lega. Ma si è anche chiesto se il piano di Archie non fosse sbagliato. Ma tipo non lo pensavano già di base? Che il piano del Team Hydro fosse sbagliato? Perché se ha dei ripensamenti sul suo piano deve averli anche per quello dei nemici? Non è perché ha già dei ripensamenti su quello dei nemici? Fanculo. Forse il Team Hydro aveva torto. Ah, wait, lo pensavo già che aveva torto. Man, fuck late game di sto gioco. Il copione l'ha scritto Kojima. Capisci? Mi sto capisciando addosso. Non capiresti gameplay strand. C'è un po' di gameplay strand su Legendary Arceus. Ehi, hey, broski. Free? Questa è casa mia. Grazie per ciò che hai fatto. Come segno di riconoscenza ti do questa macchina nascosta che non ti nessuno. Cool. Ciao, è Nuzlocke? No. È la mia prima playthrough questa, Metandi. Però mi ricordo di te, sei già stato qua. C'eri anche quando. Hollow Age? Non ho sti comandi stromboli. C'eri quando ho fatto qualche stream vecchio in cui il titolo era prima playthrough. È da un po' che non streamo, quindi mi dispiace per l'assenza. Sì, ti avevo detto che emulatore usavi. Dai, se ce la puoi fare. Ok. Sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Alla fine ne hai fatto qualcosa con quella conoscenza oppure era solo per fare conversazione? Obiettivo Whalemar, comunque adesso. Voglio una prostituta per usare sub. Dove trovo Whalemar? Che ho fatto tanta roba. Super ammo, let's go! Ammo time. Perché sto facendo sta cosa? Ok, si pesca come i veri pro. No, non volevo fare questo. Superamo 3D World. What the fuck? Come funziona sta roba? Butta il meteorite. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ma che tasto devo premere? B?
Ah, ma io sto premendo. Devi farlo più volte. Sto spammando. Sai che devo premere B, sai? Non devi spammare. Quanto stretto è sto tempismo? Quando ti dice ehi, ha boccato premi A e devi farlo più volte. Devo premere A più volte, stai dicendo. Ah, ho capito! Ok, mamma mia, che confusione. Credo di aver capito. È comunque strettissimo il tempismo. Dai, che palle! Che schifo di roba! Potremmo rimanere qua un bel po', eh? Oh! Incredible! Absolutely outstanding! 34 alla faccia! Beccati un calcio ardente in faccia. Alla faccia. Chiamalo un pallone. No. Lui diventerà forse un creatura gigante. Madonna, però non mi piace la Master Ball così vicina alle Rete Ball. Rete Ball. Un dirigibile. Ma verdina la Rete Ball, che carina. Pur vivendo in mare, Whelmer può sopravvivere sulla terraferma, ma solo per brevi periodi. Se il suo corpo si secca, infatti il Pokémon muore. Tua mamma? Ok, tua mamma mi piace. Wait, maschio. È maschio. Ops. Tu mamma. Allora. Forza. La diamo a tua mamma. Tua mamma vuole imparare forza. Gli diamo spaccaroccia. Tuo padre. Allen, chi è tuo padre? Sub.
poi gli daremo cascata quando lo ottengo. Il che significa che ora umido non è più relevant umido. Non mi serve più umido. Chi cacchio è Ricky? Ma che schifo, mi chiami mentre mangi? Addio umido. È tempo di buttare via l'umido. Che numero sei? Libero? No. Umido è pur sempre umido. Ok, va qua da qualche parte. 36, 12, 18. Sì, ok, va qua. Ok, umido. È stato un piacere. È stato bello mandarti nei momenti peggiori. Ora abbiamo tua madre. Vecchia nave time. Dove sarà? Boh. Percorso 108, dice l'esperto di Pokémon. Quindi qua. No, Luruvia time. Yahoo! Wow. Vediamo. Oh my god. Chi è un Pokémon gigante? Whatever. I don't care. Oh, non c'è un negozio qua. Non c'è un negozio qua. Se io volessi comprare un ferro da stiro. Devo prendere la nave. Tu mi sfidi? Tu mi affronti? Ah, sì. Conosci una cittadina che si chiama Bluruvia? No, mai sentita. Oh, Wingull. Mi dispiace. Hai preso MT Fango Bomba? Dov'è? Donde sta? A Bluruvia nella casa col cartello. Boh, adesso la piglio. Psichico. No,
Tu non sei la casa del cartello, tu sei la casa del cartello. Oh boy. Fenomenale bagno! Ok, è tornato. Tutto questo parlare di fenomenale bagno. Non c'è uno show televisivo in merito. Sto studiando il detto più in. Fenomenale bagno. Cerco di insegnare ai miei Pokémon fenomenale bagno. Ma non sta andando molto bene. È davvero troppo, suppongo. Cosa va di moda? Beh, deve essere fenomenale bagno. Non riesco ad immaginare come farei senza fenomenale bagno. Cazzo, odio sta roba. Per me Fangobomba della massima fama. Insuperabile, eh? Mi stai dicendo che non conosci Fangobomba? Ma è una cosa disdicevole. Ne darò una. Yeah. Dopo una fangobomba mi ci serve davvero un fenomenale bagno. Fenomenale bagno! Forte, vero? È la cosa più forte al momento. È affascinante, davvero incredibile, lo giuro. Oh no, 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 no. Quel fenomenale bagno che dici di aver sentito non è quello vero. Quello autentico è molto più, come posso dire, vivido, ma anche delicato. Ma che importa, è impressionante. Fenomenale bagno! Forte, vero? È la cosa più forte. Oh no. Dice la stessa cosa? Delusione. Fenomenale delusione. Io faccio collezione di oggetti ufficiali certificati. Fenomenale bagno! Ho anche bambole ufficiali. Fenomenale bagno! Vestiti firmati ufficiali. Fenomenale bagno! E libri illustrati ufficiali. Fenomenale bagno! Tutta roba mia, non la dividerò con nessuno. Questa questo è un manicomio. Una casa di pazzi. Fatemi uscire di qui, aria, aria pulita. Cosa c'è nell'acqua in questo posto? Goldin. Tentaculi? Eccolo il tentaculo. Cosa hai fatto all'acqua potabile di questo paese? Traccia Melma? No, basta. Basta, no, basta Melma. Devo farmi il fenomeno del bagno. Giusto. La culata. Carvagna. Minecraft. Oddio, esplodi. Il tuo numero, Tony, no, non voglio parlarti, Tony. Come si mette in ordine, tra l'altro? Manualmente. Oh god. Tentaculo? Poveraccio, tentaculo. Minecraft è il counter supremo per tutti gli allenatori in acqua. Psichico per i tentacool e fulmine per tutto il resto. Che tristezza.
tua mamma. Tutto il resto c'è fulmine carne. Ah, ho perso. No, Elisabetta. Elisabetta. A me non piace Gintama, Elisabetta. Belle le musiche che si tagliano da sole. O a vicenda. Sarebbe figo se una volta, invece di incontrare due allenatori, ne incontri tre contemporaneamente e uno dei tre, si unisce a te. Quindi siete due contro due. Questa tristezza di team, tra l'altro. Goldin e Starion. Emma e Cameron. Bye. Oh, forse riesco a snipare la lotta in doppio qua. Si può? No, mi sa di no. No, infatti non si può. Oh beh. E allora? Bye bye Jabber, grazie, grazie di essere passato. Io penso che oggi farò la nave, evolviamo Ermano e poi chiudo. Ah, oh, povero Carvagna. Che odio. Che odio. Non pensavo. Sta musica. È vuoto. Oh, che era quella transizione? Ma Nerea bellezza e Demetrius bullo. Poi il mare zigzagone. Che vita triste. Idrovelo.
stessa roba, uguale identica, prima. Oh, non sei la mia mamma. Ok. Fila. Mesporto. Che cos'è il Mesporto? Ah, se non è la natura, te. Spin! Oh, che carino, fa lo spin quando entra in campo. Spin! Spin! Ora muori, ti prego. Che cos'è il messaggio porto che ho appena ottenuto? La choke? Ok. La palla è il giocatore. Nulla di utile, ok. Oh! No. Qua si trovano Pokémon, tra l'altro. Ora vediamo. Non mi metto il repellente. Ok, no. Automaticamente un buon danno. Tua mamma usa sub. Ok. Per emergere devo premere B, ok. Tua mamma usa su. Cabina 1. Cabina 2. Ah, ok. Ti ho visto? Cos'era quella roba qua? Chiave cabina 1, ok. Yeah! Yes! È l'ora! È l'ora! È il momento che tutti stavano aspettando. Vai! Un campione. Un eroe nazionale. Un uomo, una leggenda, un mito. Yes! Che bestia! Che creatura! L'ornitorinco messicano! Let's go!
Ah, che è sta roba? C'è già danza? Sono davvero solo cianfrusaglio oppure devo farci qualcosa che non conosco? Robaccia, ok. Una domanda. In Pokémon esiste un cestino che non è vuoto? Oh god. Ma come non ci posso entrare? Sì, quale e quanti? Questo l'ho appena detto. Ok. Solo cianfrusaglia. Solo cianfrusaglia, ok. Ti giuro che non lo sapevo. Non ho le guide. Le famose guide. Ok, ho capito com'è la situa. Ok, devo fare il giro dall'altra parte, vederlo. Ok. Mi sa che sono tutte quante solo cianfrusaglie. Per completezza do un'occhiata extra, sì. Ma no, mi sa che è una cianfrusaglia anche quella. Sì, infatti. Preparati per il puzzle. La Madonna, mi sto cagando addosso. C'è niente. Sì, infatti. Tua mamma usa sub, let's go. Sono un attore. E allora? Yuppie, una nave! Subball. E tu sei un attore? No, tu sei un attore. Charlie. Oh, Charlie. Il little Charlie. Oh, mi dispiace, Charlie. No. Che brutta vita, Charlie. Ma ahimè.
Ok. Forza e compassione sono i tesori di un allenatore. Furia omicida e sete di sangue sono i veri tesori di un allenatore, mi dice la bambina. Garrison e Megan. Let's go, il debutto di Ermano. Debutta con un giga assorbimento. Meryl fuori dalle balle. E ora Ermano ha una missione da compiere. Ermano. Ermano, tu stai per compiere il tuo destino. Didn't stand a chance. Gelo raggio, mi consigli di darla ludicolo? Mi sembra sensata come cosa. Ok. Revitalizza. Oh shit. E là. Cira e Dan, Volbit e Lumise. Guardalo. Minecraft e Ermano. Risplendi? No! Fucking risplendi. Volbit puoi morire. E tu puoi beccarti un surf. Attacco rapido! Addio. Che rabbia mi fai, vieni qua. Oh, è uno scanner, potresti consegnarlo tu al capremo? Vorrei continuare ad esplorare la nave ancora un po'. Ah, ok. Chiave estiva. Ah, ok, nice. Dalla faccia del puzzle? Gnam! Oh yes! Gelo raggio! Man. L'hanno nerfato gelo raggio nei giochi futuri? Ho ancora 95 di potenza. 90, un pochino. Al posto di sgomento, addio. Sì, perché 95 mi sembra un po' tantino per geloraggio. Andiamo dal capremo. Sì, questo adesso lo metto via. Anche la pietra solare la metto via. E la Horamat. Va bene se ti chiamo Matt?
tipo di partita è una standard. È la mia prima playthrough questa di Smeraldo. Ah, wait, che poco mi ha detto? Non so, non l'ho visto. È una playthrough standard. Il mio obiettivo sarebbe quello di completare il Pokédex al meglio che posso. Chiaramente roba tipo gli altri starter, lunatone o altra roba che non riesco a ottenere perché esclusivo di alcune versioni non le ottengo. E guarda la gang. In che cosa mi sto per intromettere? Pokémon. Vabbè che saranno tutti quanti di livello 15. Caronte si chiama quell'uomo. Oh no! Caronte marinaio. Faccio contro Caronte? Immagina di aspettare 9 mesi e poi chiami tuo figlio Caronte. Quanto stronzo devi essere. Ha solamente Manectric quest'uomo? Voglia che voglia, io ci andrei molto vicino. Ci andai molto vicino da piccolo, grazie ad un mio amico. Lui Rubino e Smeraldo, mancavano entrambi, solo le cose più indecenti. 4-5 Pokémon. So che Lunatone mi pare che è esclusivo di o Rubino o Smeraldo. O Rubino o Zaffiro. Che è abbastanza stupidina come cosa. Zaffiro, ecco. Che è orripilante. Swallow. No, questa è un po' una situazione, ma in realtà no. Debutta geloraggio, anzi, debutta surf. I casi vergognosi sono Feebas e pochi altri, c'è Mecco. Quelli non so com'è la situa. Se sono esclusivi. Perché so che Feebas è raro e basta. O mi sbaglio? C'è Mecco in 2%. Che vabbè, onestissimo, lo troviamo. Feebas so che è quella roba dei tile che tipo ogni giorno ruotano, qualcosa del genere. Non mi fa paura, non ho timore. Feebas è in 6 caselle. Sì, è qualcosa del genere. No, Caronte vuole il mio numero. Troppe Evo con pietre lunari, non si possono ottenere abbastanza pietre lunari in questo gioco? Ehi tu. Avevate 10 anni, beh sì, quando si è piccolini con quelle poche informazioni che si hanno. Tentacruel. Io ho giocato per la prima volta alla sesta gen a Pokémon e poi ho giocato alla settima e basta. Quindi mi piacerebbe un pochino vedere un po' i giochi vecchi, visto che se ne parla così bene sempre. Per ora Smeraldo non è incredibile. Apprezzo di sicuro apprezzo di più gli sprite che i modelli 3D.
Ma come gioco in sé, la sostanza è quella. È marginalmente più difficile, ma tipo di pochissimo. Chiaramente le gen moderne sono quasi offensive con da quanto ti tengono la mano. Però non è che alla fine è cambiato così tanto, eh. Se vuoi giocarlo un po' più difficile, basta che vai nelle impostazioni e metti lotta fissa. Sì, ma non è che è attivare la modalità difficile. Cioè, certo, è più difficile, c'è chiaro. Però non è chissà che salto. Ma poi, boh, non è che uno gioca a Pokémon per la difficoltà. Il bello di Pokémon sono i Pokémon. E qua? Guardala che fa l'agguato! Cosa ti metti là sopra? Fa l'agguato lui, guardalo da sotto l'ombrellone. È diventato. Gli sono venuti i capelli grigi. Ah, oh, si chiama Francesco come me. Sto per finire i PP, qua tra l'altro, altro che. Mano qua non può fare granché. Cioè, sì che può. Surf, basta. Francesco Pescatore. Dovendo scegliere tra avicoltore e pescatore, penso che sceglierei avicoltore. Pipì su? No, il pipì su lo voglio. Certo che lo voglio, il pipì su, che domanda. No, lo stupido messaggio porto. È unico questo, posso buttarlo via. Per cosa? È Minecraft quella che finisce sempre i PP alla fine? Su psichico, dai. Ma qua non avrei alcun effetto. Ah, geloraggio allora. Qualcosa che proteggerti dal sole? No, voglio friggere.
nuovo. Marika, perché mi hai lasciato, Marika? No, era Lisa, non Marika. Perché mi ricordo Marika? Ah, un altro ne hai? Marika! Da culo. Luca e Carvagna lo cambiamo. Vai, Ermano. Ermano, compi il tuo destino. Wow, ok. Non mi aspettavo l'imboscata. Dopo questa mi sa che Minecraft, sì, ha finito quasi tutti quanti i pp. Non serve più a niente. Quindi mandiamo Ermano. Ermano è figone, dai. Ciao gran allenatore, ti vuoi lottare con me? Gran allenatore. Ah, è da sola? No, oh, mi dispiace, Kick. Tanto dai. Non volevo usare geloraggio! Vabbè, vediamo se lo congelo. Ok. Vabbè, lo uso di nuovo a sto punto. Oh wow, ok. No, bollaraggio, no! Mi ha fatto un HP, wow. Sai che ridere se aveva idratazione? Facevo la figura dell'imbecille. Ah, e tu non sei nessuno. E questi sono persi in mezzo al mare. Sono arrivato al paese, alla città, alla civiltà, ok, sì. Ed è finito il repellente, perfetto. Lizzo, ho finito i pipì. No, qua. Eccolo.
Sì, ti prego, fammi riposare. Andiamo dal capremo e poi finiamo per oggi. È qua il capremo? Sei tu il capremo? Sì. È uno scanner, sarebbe utilissimo per le nostre esplorazioni. Vuoi scambiare il tuo scanner con qualcos'altro? Dente abissi o squama abissi? Ok. Fun. Mi fotte questa scelta? Sì, lo so cosa sono, ma è una scelta che mi fotte? Mi preclude qualcosa? Controlla pure con calma. Aspetto, tranquillo. Ti frega. Ok, beh, allora dente abissi direi. Non è che fa granché differenza. Dente così puoi usare clamp per meglio. Ah, perché è proprio quello che mi interessa, no? Usare clamp per meglio. Allora, dente abissi, pussa via. Pietra solare, pussa via. Caramella rara, pussa via. Scoma cuore, pussa via. Posto. Ok. Salvo 32 volte per sicurezza. Ok. Grazie della compagnia, fan. È un po' un'esperienza solitaria, ma almeno ci sei te che mi fai da guida. Salvato, vero? Salvo di nuovo. Un uomo patetico. Ok. Alla prossima, forse domani. Ciao ciao!